Speciale cinema. Eccoci con Speciale Cinema. Allora, caro Federico, cosa hai da dirci? Allora, per la rubrica speciale cinema, la mia vuole essere soltanto una introduzione, non è una vera e propria anteprima, perché il film esce domani e oggi praticamente c'è la vera anteprima. Quello che ho fatto io è andare semplicemente a una conferenza stampa molto amichevole Quando del ci sei regista. andato? Sono andato, che era venerdì scorso, esattamente. Domani però chiaramente in senso futuro, domani precisamente quanto tempo ecco più che altro ci sarà nei cinema ecco insomma. Nel cinema praticamente inizierà praticamente da oggi, già è in visione perché ieri è stato in realtà l'anteprima e non ci siamo potuti andare. Comunque andremo a vederlo esattamente e vi diciamo che, come nella conferenza stampa, si è capito che questo film è prodotto la buona uscita di Enrico Iannacconi, un giovane regista napoletano che nella trama, di cui non vi diciamo, ma vi diamo soltanto per sommi capi, delle indicazioni, si narra della disparità, cioè dell'arrivismo di alcune persone. L'arrivismo è fonte di solitudine, quindi la solitudine è anche, il regista l'ha fotografata anche nei posti degradati di Napoli, come Dell'Andia, abbandonata a se stessa, che ci aspettiamo che si apre a breve. E quindi soltanto diciamo un excursus per quanto riguarda questo film che andrà in onda nelle sale cinematografiche e di cui potremo fare una vera e propria intervista. Per adesso vi possiamo soltanto dire di andare a vedere perché dobbiamo sempre premiare il cinema italiano oltre che napoletano, Certo. perché dobbiamo un attimino fare botteghino sulla produzione nazionale, non Certo, per soltanto quelli che guardare. meritano, chiaramente. Chiaramente per quelli che meritano, e chiaramente un film che non va poi non può essere rivisto, perché se non va già non ha un grande botteghino, non ha un seguito. Vabbè, sono pienamente d'accordo con te, caro Federico.